Allora, che cosa è successo oggi sui giornali? Beh, il dato fondamentale oggi sui giornali è ovviamente il rinvio a giudizio per Virginia Raggi, il sindaco di Roma. È stata rinviata a giudizio per falso, mentre invece è stata richiesta da parte della procura l'archiviazione per l'abuso d'ufficio. Non sto a raccontarvi tutta quanta la storia, però ve la ricordate, erano le nomine che aveva fatto, i quattro amici al bar. Una cosa vi ricordo oggi, e la ricorda Giulia Sarti, una diciamo, collega di partito di Virginia Raggi. Le avevamo detto in tutti i modi, dice Giulia Sarti, che faceva una stronzata a tenersi vicino a quel Marra, che poi è stato arrestato e da lì è nato tutto il gran casino della Raggi. Però il Movimento 5 Stelle ha subito fatto quadrato, a parte Giulia Sarti che leggete oggi sui giornali, dicendo: ragazzi, comunque è andato, non c'è più la richiesta per l'abuso d'ufficio, ma per il falso, quindi la cosa va meglio. E su questo leggiamo, direi, due pezzi. Quello di Nordio sul Messaggero, che vale assolutamente la pena di leggere, l'ex magistrato dice: intanto non diciamo stupidaggini, a dispetto di quello che dice il blog di Beppe Grillo, che dicono il Movimento 5 Stelle, il reato di falso è molto superiore a quello di abuso d'ufficio, tant'è che prevede fino a 6 anni di carcere rispetto ai 4 dell'abuso d'ufficio. Seconda questione, dice e Nordio. L'altra cosa del Movimento 5 Stelle è il fatto che siano stati giustizialisti a fasi alterne, quello che abbiamo un po' pensato e detto tutti quanti, sono giustizialisti con gli altri e molto assolutori nei loro confronti. Terzo elemento, dice Nordio, hanno sfruttato l'inchiesta contro Marino, il sindaco che ha preceduto la Raggi, poi quando Marino è stato archiviato e poi quando tocca a loro fanno finta di nulla. Però Nordio, che è persona onesta, dice: attenzione, questo atteggiamento non è solo del Movimento 5 Stelle, ma tutti i partiti tendono a usare le questioni giudiziarie per fare battaglia politica e questa è una stupidaggine. Regole variabili è la tesi di Repubblica, che si basa sul fatto che il Movimento 5 Stelle, appunto, ha un atteggiamento diverso a seconda che il rinviato a giudizio sia un loro amico oppure un loro nemico. Stessa cosa ricorda Mattia Feltri oggi sulla stampa, che dice: quando il Movimento 5 Stelle agitava la stampa e i giornali che dicevano indagato il PD o Forza Italia in Parlamento dicendo fuori dal Parlamento ladri, la stampa non era considerata come è considerata oggi quella che ha creato il gran casino Raggi, perché un altro non detto oggi della cosa Raggi è che la Raggi dice: i giornaloni ci hanno sputtanato, avete visto, ci hanno archiviato per uno dei due reati più grave. Travaglio difende a modo suo il Movimento 5 Stelle come fa sempre, dicendo che il reato più grave, perché lui ha il codice penale fisso nella sua tasca, è più facile che si dimentichi le mutande a casa che il codice penale, dice: il reato di falso è più grave di quello di abuso, perché il reato c'è poco da scherzare su questo, ma sostanzialmente fa capire come in realtà non ci sia stato del dolo in quello che ha fatto Virginia Raggi, ma solo della inadeguatezza. Posso, a proposito di diritto, un'altra cosa incredibile, oggi ce l'hanno molti giornali in prima pagina del Corriere, ma non solo: lo stupratore seriale per 25 volte aveva stuprato delle ragazzine, aveva stato condannato a 14 anni di carcere, 12 anni in appello, 8 anni grazie all'indulto ed evidentemente la buona condotta, esce dal carcere, si trasferisce da Genova a Milano e che cosa fa? Un nuovo stupro di una ragazza di 13 anni. C'è qualcosa che non funziona, perché pensare che questa persona abbia potuto stuprare una bambina di 13 anni dopo che ne aveva provati o realizzati altri 25 prima e chissà quanti ne ha fatti in questo momento, mi sembra una cosa incredibile. C'è qualcosa che non funziona nel nostro sistema giudiziario, che invece si occupa, oggi me ne occupo anch'io, ma se ne occupano tanti altri, di fare un nuovo codice antimafia in cui i corruttori, i presunti corruttori, diventano anche mafiosi, cioè gli si possono togliere libertà e denaro prima ancora del giudizio di primo grado. È un errore equiparare le cosche alla corruzione. Questo è un tema che oggi troverete sui giornali. Grasso, il presidente, del Senato, dice che quella legge non si deve cambiare. E l'altra cosa che fa Grasso, il presidente del Senato, è partecipare a una manifestazione dell'MDP, cioè la sinistra del PD, quella di Bersani, D'Alema e in prospettiva Pisapia, e dire: io sono un ragazzo di sinistra. Ce ne eravamo già accorti, un po' meno ci eravamo accorti che le due maggiori cariche dello Stato, Grasso e Boldrini, siano tutte alla faccia, diciamo, dell'equidistanza e della rappresentanza istituzionale, siano tutte quante pendenti da una parte ben precisa.
L'ultima cosa è, diciamo, per fatto personale, e oggi il mio amico Giorgio Meletti è in stato decisamente confusionale, ha scritto un pezzo sul Fatto, titolato Lezioni di stile. Il pezzo se la prende con quello che io ho detto qua in questa zuppa di porro un paio di giorni fa, e glielo ripeto Meletti, perché siccome evidentemente non sta bene, non ha capito quello che ho detto, perché lui mi dice, non mi capa, dice, che attribuendo a me questa frase, che io non mi capaciterei che Pirelli non abbia escluso il Fatto dalla sua campagna pubblicitaria. Vedi Giorgio, l'italiano ancora un po' lo sai, io non ho detto questo, io ho detto una cosa diversa, una cosa completamente diversa. Io non mi capacito di un'altra cosa, non che Pirelli vi abbia escluso, tante pubblicità, a tanti grandi investitori pubblicitari escludono i giornali, io dico un'altra cosa. Dico, come mai il Fatto ha accettato la pubblicità della Pirelli? Hai capito? Meletti, è un po' diverso? Ci arrivi? Ti faccio un disegnino? Come mai il Fatto ha accettato la pubblicità della Pirelli, posto che tu sul Fatto, nell'ultimo giorno della campagna pubblicitaria e nell'ultimo giorno dell'IPO, hai detto che Pirelli è sostanzialmente una truffa? Ti è chiaro? Io voglio capire come, se questa cosa, adesso purtroppo qua all'aeroporto di Torino non c'ho i gessetti, ma forse con i gessetti lo capisci. Se, facciamo un altro esempio, caro Giorgio, ma se tu sul giornale scrivi che un prodotto alimentare fa cagare, ci fa male, ci porta alla dissenteria, e poi due pagine prima vedo che c'è la pubblicità di quel prodotto alimentare, il problema non è quello che tu hai scritto, è come mai il giornale fa la pubblicità di quel prodotto avariato. Se la Pirelli vende un prodotto avariato come scrivi tu, il giornale non deve prendere la pubblicità della Pirelli, ma è talmente facile, non è una cosa molto difficile da capire, mi sono permesso di fare questa piccola criticuzza e te la sei presa tanto. Nel tuo stato confusionale poi continui a dire Porro che lavora per Berlusconi e che e per il giornale, insomma le solite cose che potete immaginare quando uno lavora per Berlusconi, sono abbastanza abituato, ma io dico, è lo stesso Meletti che ha lavorato per il Corriere della Sera dei grandi padroni? È lo stesso Meletti che ha lavorato anche per Tronchetti Provera? Sì, per Tronchetti Provera quando era proprietario della Sette. È lo stesso Meletti che mi ha chiesto tante volte di recensire i suoi libri perché ci teneva la recensione dei suoi libri. Allora, voglio dire, parliamoci chiaro. Se volevi fare una lezione di stile, mi sembra che devi essere un po' meno confuso quando le fai. Poi, per quanto mi riguarda, amici come prima. Ciao!